c'è questo piccolo vantaggio, però sicuramente non andremo lì a fare le barricate perché sappiamo che di fronte abbiamo un'ottima squadra dove cercherà di fare gol. Noi dobbiamo essere bravi, andare lì e fare la partita come abbiamo fatto in casa, perché questa squadra ha veramente delle qualità che già ho messo in pratica, ma sono convinto che potrà fare ancora meglio. Sicuramente loro dovranno vincere la partita e ci si può aspettare di tutto, però noi faremo in modo di farci trovare pronti. Questa sfida si gioca su due match. E il primo, nonostante una giornata un po' così in cui abbiamo avuto delle difficoltà, non abbiamo perso la testa, siamo rimasti squadra, abbiamo limitato i danni e questo ci consente di avere ottimismo per la partita di sabato, perché anche paradossalmente direi che da un punto di vista psicologico il fatto di dover vincere non è proprio un danno, perché se avessimo dovuto fare la partita solo per il pareggio, magari saremmo stati un po' sparagnini e poi se prendi il gol fai una fatica enorme a recuperare, mentre così noi sappiamo che dobbiamo fare la partita per vincerla, ci basterà peraltro solo un gol di scarto, non ce ne serviranno due o tre o quattro. Per esempio, se vediamo l'altro playout in cui la squadra di casa ha vinto 4-1 quelle che stavano nel girone con noi, certo che può succedere di tutto, per carità, che l'avversa vinca 3-0, però è veramente complicato. Noi dovremmo esclusivamente vincere anche solo per un gol di scarto.